Fausto Cosi, amministratore delegato della Irplast, azienda che lavora ovviamente nel settore della plastica con soluzioni per imballaggio, soprattutto nel mondo del food e beverage. In questi giorni stiamo assistendo a un dibattito molto acceso sulla tematica della plastica. Noi riteniamo che ci siano delle carenze informative notevoli con delle espressioni che non sono fondate su elementi scientifici, ma probabilmente originate dalla suggestione di quello che si vede, di quello che ovviamente non va bene riguardo alla derivazione della plastica che troviamo nei fiumi, nei mari e quant'altro. Il problema della plastica non è la plastica, ma è il fine vita della plastica. Per cui se il cittadino si comportasse in modo civico, dovremmo curare in maniera molto specifica e corretta la raccolta del materiale in modo da consentire un reale funzionamento dell'economia circolare. Quindi la plastica deve essere, come può essere, riciclata e reinserita nel ciclo virtuoso. Per fare ciò stiamo lavorando su vari aspetti, uno dei quali è la monomaterialità, cioè la plastica oggi consta di vari materiali al suo insieme, i quali ciascuno dei quali svolge una funzione specifica per la conservazione degli alimenti. Ecco, la monomaterialità rende invece riciclabile il materiale. Stiamo lavorando sulla riduzione degli spessori per ridurre quindi l'entità della plastica nel giro. Stiamo lavorando per consentire, ad esempio, un'etichetta di una bottiglia, che l'etichetta si stacchi in maniera automatica e semplice dalla bottiglia e quindi i vari materiali che la compongono, PET piuttosto che polipropilene, possono essere destinati a uno smaltimento specifico e quindi a una possibilità di un riutilizzo. Non crediamo nelle compostabili perché le compostabili hanno un costo di produzione comunque molto elevato in termini di emissioni CO2 e di acqua e poi scontano limiti oggettivi riguardo alla possibilità di produzione dovendosi quindi destinare a biomasse una quantità enorme di territorio che oggi è altrimenti destinabile. Quindi le compostabili hanno un limite oggettivo alla loro diffusione. Dobbiamo invece lavorare, come stiamo facendo, sulle resine da fonti rinnovabili, anziché come derivazione del petrolio e del gas. Questo è un altro fronte importante che avrebbe ovviamente da un punto di vista ecologico un aspetto molto molto importante. Riteniamo altresì che penalizzare le imprese italiane con tassazioni sulla quantità di plastica immessa in commercio sia una strategia di breve respiro, si dovrebbero invece incentivare le politiche di riciclaggio del materiale e non penalizzare un'industria che tra l'altro è nata in Italia negli anni 50. Abbiamo tutti ben presente le innovazioni portate dall'ingegner Natta, premio Nobel della chimica, che ha altresì visto il radicarsi in Italia di stabilimenti produttivi molto importanti in questo settore, che purtroppo per la mancanza di investimenti stanno invece oggi emarginandosi dal mercato. È invece su questi argomenti che dobbiamo lavorare per consentire all'industria italiana di trovare nelle nuove frontiere un nuovo momento di espansione di splendore e quindi riposizionarsi anche a livello internazionale su un profilo di assoluto livello.